Roma, nella sala di Giulio Cesare in Campidoglio, alla presenza del sovrano, la Reale Accademia d'Italia inaugura solennemente il 12° anno accademico. Dopo il saluto al re imperatore, Luigi Federzoni, presidente dell'Accademia, legge la sua relazione. Al termine della cerimonia il sovrano si intrattiene con Ada Negri, neoaccademica. Un entusiastico applauso saluta il re imperatore che lascia la sala.